piacciono i temi che affronto, non scordarti di iscriverti al canale e clicca sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che esce un video. Un megalite è una grande pietra o un insieme di pietre usate per costruire una struttura o un monumento senza l'uso di leganti come calce o cemento. Esistono addirittura strutture megalitiche ben più complesse, con vere e proprie fortificazioni. È l'esempio dell'acropoli di Alatri e dei nuraghi in Sardegna. Esistono imponenti ed enormi siti megalitici in tutto il mondo. Per citarne alcuni, torniamo a quello di Stonehenge in Inghilterra, che penso tutti conosciate, Osirion in Egitto, Agar Jim a Malta, Hajar Habla, Puma Punku in Perù, Gobekli Tepe, il megalite di Baalbek in Libano e altri, molti altri sparsi in giro per il mondo. Il ragionamento che vorrei portare oggi sul canale è questo. Si ipotizza che la ruota fu scoperta e utilizzata dai Sumeri all'incirca 5.000 anni prima della nascita di Cristo e i megaliti risalgono più o meno, prendendo come esempio Gobekli Tepe, a 9.500 a.C., quindi 11.040 anni fa. Insomma, com'è possibile che massi pesanti addirittura 800, 1.000 o 2.000 tonnellate ciascuno potessero essere scolpiti simmetricamente e sovrapposti da popolazioni che non utilizzavano nemmeno una ruota? Vorrei soffermarmi sul sito megalitico di Baalbek, in Libano. Da decenni gli studiosi non si capacitano di come sia stato possibile realizzare tali opere in un tempo in cui nemmeno le prime città-stato greche esistevano. Il sito megalitico fu eretto in onore del dio pagano Baal, per cui i loro primi abitanti compivano sacrifici di sangue. Detto questo, le strutture non hanno nulla di umano. Il monolito più famoso fa parte di un gruppo di tre basamenti chiamati Trilithion. In lingua antica significa la meraviglia delle tre pietre. Il monolito più famoso è nominato il blocco del Partoriente. È senza ombra di dubbio il blocco di pietra più pesante mai ritrovato sulla Terra. Pesa circa 2.000 tonnellate ed è stato scavato, estratto, alzato, trasportato, levigato e montato. Come e da chi rimane un mistero. Per farvi rendere conto, quando l'architetto Fontana estrasse l'obelisco del Sole in Vaticano che pesava 327 tonnellate, fece uso di 40 enormi, grandissime carrucole e della forza combinata di 800 uomini e 140 cavalli. Beh, ai tempi in cui fu eretto il Trilithion non esisteva nemmeno la ruota, quindi avanzate pure le vostre conclusioni. È stato chiesto agli esperti, uno tra questi Danilo Parude, direttore tecnico di uno dei più grandi siti di estrazione mineraria romana, di quali macchinari servirebbero oggi non solo per spostare, ma per estrarre blocchi unici di 2.000 tonnellate, ed egli ha risposto che sarebbe impossibile con i macchinari che utilizziamo oggi. Esiste un altro luogo, avvolto dal mistero, in cui esistono dei blocchi di pietra simili, e stiamo parlando del Tempio di Salomone a Gerusalemme. La pietra del basamento si presenta in un unico singolo blocco di pietra perfettamente simmetrico e angolato. Sfondate, dilaniate i commenti su come secondo voi sia stato possibile in epoche così remote realizzare tali opere, perché veramente, come gli studiosi, non me ne capacito. Volendo, possiamo ricondurre queste strutture ad altre imponenti strutture fuori luogo nella timeline storica, come le piramidi egizie. Parliamoci chiaro. Come avrebbero potuto gli egizi, senza un qualche aiuto interplanetario, impilare 2.500.000 di blocchi di pietra calcarea e granitica formando una struttura allineata al centimetro con le stelle? Ogni antica civiltà, per quanto lontana ed impossibilitata a comunicare fra di loro, riporta palesemente l'origine dei culti in modo identico, ovvero raccontano tutte, e dico tutte, di questi dei che scesero dal cielo. Non serve che vi spieghi chi cazzo fossero questi dei. Tu che idea ti sei fatto? Possibile che antiche civiltà furono aiutate a progredire nel corso della storia da qualche amichetto galattico? E i monoliti sparsi in tutto il mondo, come e da chi sono stati costruiti? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e se sei nuovo, iscriviti al canale. Presto tornerò a tradurre documenti governativi che confermano la visita extraterrestre sul pianeta Terra. Adieu.